Ciao Edin, complimenti. Ciao, Bomber grazie. di oggi, gol numero 100-101 in Serie A. Hai già deciso se festeggerai? Ma no, festeggio magari a casa con i miei bambini, con la famiglia. Tra l'altro Sassuolo, una delle tue vittime preferite perché hai già segnato 8 gol contro questa squadra. Anche questo è un record. Che partita è stata per voi? Magari questo campo qua mi piace perché anche in passato, come hai detto, ho fatto tanti gol qua anche con la Roma. E oggi è stata una partita difficile dove abbiamo sofferto, ma sofferto come squadra e sicuramente dopo tanti risultati negativi, soprattutto in campionato, ci voleva una vittoria così. E adesso come arrivate alla sfida contro il Barcellona? Sicuramente positivi, anche perché qualche giorno fa abbiamo vinto in casa con loro e oggi volevamo confermarci in campionato dopo partite negative, come ho detto prima, e adesso ci aspetta una grande sfida che sicuramente tutti la vogliamo perché non si gioca tutti i giorni ai stadi come Camp Nou e sicuramente bisogna riposare prima un po' e poi prepararci bene per la gara. Domanda da studio. Ciao Edin, complimenti per il gol, per la doppietta. Quanto era importante questa vittoria a cavallo di due sfide di Champions con il Barça, che sappiamo che sono fondamentali in un momento della stagione, un campionato che è particolarmente equilibrato, un campionato che sarà anomalo con la pausa per il Mondiale, dove vediamo anche le squadre di metà classifica, quest'anno ancora più degli anni scorsi, poter mettere in difficoltà chiunque. Ma sì, oggi era importantissimo, come hai detto il calendario è molto, molto difficile, si gioca ogni 3 giorni e sicuramente giocare Sassuolo tra le due partite con Barcellona non era facile, però dopo la vittoria contro Barcellona volevamo confermarsi oggi soprattutto in campionato, come ho detto prima, e ce l'abbiamo fatta, ha sofferto tutti insieme e non ci siamo vergognati anche a star bassi, aspettare perché la squadra ha speso tanto contro Barcellona e oggi era importante vincere, cioè, l'abbiamo fatto e adesso ci Ultima, concentriamo per la seconda partita con Barça. Fernando. Sì, Edin, sei, non so se lo sai, sei il terzo giocatore più anziano nella storia della Serie A a raggiungere 100 gol. Insomma, la faccia del vecchietto, mi sembra che sei uno che fa ancora la differenza e come. Sì, lo sapevo, ma cioè, anni passano per tutti e poi cioè, più sei vecchio magari fai qualche record in più, però mi sento bene, sono contento che finalmente dopo 2 gol annullati nelle ultime 2 partite sono riuscito a far centesimo gol e oggi che era importantissimo per la squadra. Grazie Edin, grazie, buon a lavoro. voi, grazie. Ciao Danilo, Ciao. complimenti per questa vittoria, ti vedo particolarmente sorridente. È Sì. successo qualche episodio particolare? No. È che quando vedo il mio amico Marco Andreoli mi viene da sorridere perché c'è un affetto particolare solo per quello. Complimenti di nuovo per la prestazione, vi Grazie. abbiamo visti molto molto più concentrati, più uniti magari rispetto alle ultime uscite. Che cosa è cambiato? È cambiato il modo di scendere in campo, l'approccio. Il segreto è giocare da squadra e poi all'interno della squadra esce fuori il singolo e non viceversa. Abbiamo capito e stiamo portando avanti questi concetti e direi che nelle ultime 2 partite si è visto questo atteggiamento positivo. Inter che è stata brava a mantenere la concentrazione nonostante la rete subita dal Sassuolo e poi alla fine una vittoria importantissima in campionato. Sì, è importante sempre vincere, però lo è ancora di più quando sai che hai ancora poche possibilità per poter sbagliare. I punti dalle prime sono tanti, quindi c'è sempre meno spazio per fare degli errori. Abbiamo subito gol, però come ho detto prima siamo riusciti ad attaccare, a tenere il pallino del gioco e alla fine secondo me abbiamo fatto una vittoria meritata. Domanda da studio. Sì, ciao Dani, intanto complimenti per la gara, complimenti Ciao Marco. per sempre per le tue belle parole. Ma volevo chiederti proprio questo, tornando al discorso che stavamo analizzando qui, è sembrato anche oggi che la squadra non abbia voluto da subito alzare i ritmi della gara, voler per forza di cose
rischiare alcune giocate anche in fase di costruzione di gioco, e sapendo quelle che sono le qualità del Sassuolo, in cosa avrebbe potuto mettermi in difficoltà. C'era in questo momento bisogno di ripartire dalle certezze, dalla voglia di ritrovare compattezza di squadra a livello difensivo, non voler rischiare il meno possibile e voler aiutarsi uno con l'altro. C'era bisogno di ripartire da qui. Sì, c'erano bisogno di certezze. Questa squadra, la maggior parte di questi giocatori è stato per tanto tempo migliore difesa, no? E il segreto è, come ho detto prima, aiutarsi a vicenda, a scegliere i momenti giusti per fare una pressione alta e rischiare anche l'uno contro uno, però non per tutti i 90 minuti fare sempre l'uno contro uno, anche perché l'Inter gioca ogni 3 giorni, la maggior parte delle volte giustamente giocano sempre gli stessi, quindi non puoi avere sempre una condizione ottimale, e quindi questo ti deve permettere di essere più intelligente, di fare un pressing più intelligente e alzare i ritmi quando ce n'è bisogno. Quando poi non ce n'è bisogno, cercare di tenere la pallina del gioco e dettare tu i ritmi della gara. Grazie Danilo. Grazie a voi.